E ora nuotiamo. Sono state le parole fatidiche del sindaco Massimo Seri pronunciate alla conferenza stampa con la quale è stata annunciata l'apertura al pubblico della piscina realizzata dalla Fondazione Carifano, il cui nome proprio è Nuotiamo. L'ora X è fissata per domani alle 10, quando le porte dell'impianto saranno aperte a tutti coloro che vorranno essere i primi a fare un tuffo nel bellissimo impianto natatorio. Seri sarà tra questi, ma domani sarà un giorno speciale anche e soprattutto per la Fondazione Carifano, il cui presidente Giorgio Gragnola si è speso per superare 1000 ostacoli per portare a compimento il progetto. Ci sono voluti diversi anni e oltre 7 milioni di euro. Ma alla fine è stato realizzato il più bell'impianto della nostra regione. Come noto, la fondazione ha dato in usufrutto la piscina all'amministrazione comunale, che a sua volta l'ha data in gestione a una associazione di imprese tra la Pool 4.0 e la Fanum Fortuna e Nuoto, che da domani gestiranno l'impianto per 15 anni. Oramai abbiamo già promosso, diciamo, gli orari, le attività, i corsi. E siamo pronti a buttare tutto in acqua. È un momento importante, siamo molto contenti di collaborare con Fanum Fortuna, organizzata, strutturata e che noi confidiamo, diciamo, che unita alla nostra esperienza in materia, di poter dare alla città di Fano qualità importante nell'organizzazione, nella gestione dei corsi e delle attività e della struttura per i prossimi anni. Orari e tariffe. Avremo qualche mattina dove apriremo alle 6:30, alle 7 della mattina per consentire ai lavoratori. E le tariffe sono tante, insomma, però si va dagli 8 euro per l'ingresso al nuoto libero alle attività per tutti, insomma. E questo impianto offre una possibilità di organizzazione di corsi di attività molto importante, dai bimbi di 0 anni fino agli anziani. Consentiremo sempre l'accesso al nuoto libero a ogni cittadino in qualsiasi orario. Funziona anche il centro di riabilitazione? Il centro di riabilitazione non può funzionare adesso perché abbiamo ricevuto l'autorizzazione all'apertura questa mattina al termine di tutte le procedure. Adesso inizieremo con la struttura che abbiamo individuato come partner tutta la procedura per l'arredamento. Penso che saremo pronti dopo l'estate con quella. Finalmente, Giorgio Ricci, siamo in questo nuovo impianto. Come si parte e quali sono le prospettive dell'utilizzo di questo impianto? 50 anni fa un sindaco ci aveva promesso per l'anno dopo la piscina. Sono passati 50 anni, sono riuscito a vederla. Ecco, questo era importante per me, era raggiungere questo obiettivo. Adesso siamo qui. Insieme gestiamo con la Pool 4, che è la nostra socia. Per me è importante che prima di tutto i nostri ragazzi possano nuotare all'interno dell'impianto, è aperto a tutti chiaramente l'impianto. E l'importante per me personalmente, come presidente della società Fano Fortuna e Nuoto, è quello di far lavorare le nostre 40 persone tra istruttori, bagnini, segretarie. Ora ci aspettiamo anche dei risultati migliori per quanto riguarda gli agonisti. Sono già arrivati perché abbiamo già diversi ragazzi che parteciperanno ai campionati italiani. E adesso abbiamo già delle soddisfazioni con diversi atleti che parteciperanno sia ai campionati invernali italiani sia ai campionati estivi che si svolgeranno luglio per quello che riguarda le varie categorie. Noi abbiamo dei giovanissimi molto promettenti.